Allora, iniziamo subito. Io vediamo, posso lasciarti la parola per l'appello? Lascio subito la parola alla dottoressa Amato per l'appello. Franco sta attivando. Perfetto. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, assente. Candigliota, Carlone, Cerconi, assente. Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, assente. Gugliotta, assente. Guido, assente. Gunnella, assente. La Zazzera, assente. Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Quindici presenti, abbiamo il numero legale, possiamo anche iniziare, quindi gli assenti, va bene, per differenza, benissimo, più la Presidente. Oggi siamo in ranghi ridotti di segreteria, quindi un po' di pazienza. Allora, ma dopo le interrogazioni. Allora, intanto gli scrutatori di oggi sono Munnella, Principato e Ciancio. Allora, dunque, abbiamo un ordine dei lavori oggi che prevede 6 interrogazioni. Le prime 2 e anche una successiva verranno risposte dall'assessore De Santis, che in questo momento è in una riunione con la Polizia di Stato e scenderà, mi ha promesso, per le 9:30. Io quindi vorrei proporre un piccolo cambio, un piccolo, diciamo, cambio nell'ordine delle interrogazioni, e poiché anche l'assessore Commisso ha un appuntamento urgente, la mia proposta è di passare subito alla interrogazione che riguarda la 38 del 2018, quella di Via Cesena, poi per seguire le interrogazioni 36 35 36, che verranno risposte dall'assessore Vivace, poi scenderà l'assessore De Santis, che ha promesso sarà puntualissima per rispondere alle sue 3 interrogazioni. Allora, cominciamo quindi subito con la interrogazione numero 38, sono tutte a firma dello stesso consigliere. Lascio la parola subito al consigliere Ciancio per l'interrogazione numero 38 del 2018, avente ad oggetto l'esecutività a memoria di giunta numero 1 del 25 gennaio 2015, protocollo 15548, stipula dell'atto di permuta tra Comune e Agenzia del Demanio per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area verde di Via Cesena da destinarsi a giardino pubblico. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie assessori di essere presenti. Naturalmente io sono rimasto sorpreso che, in difformità a quanto avevamo deciso in conferenze dei capigruppi, ho ricevuto il messaggio che veniva fatto il consiglio comunque e venivano accolte per questa data le interrogazioni che dal 1° di settembre
ho posto in segreteria. Io intanto non so se il caso lo debba dire io, ma forse dovremmo fare un saluto e un rispettoso minuto di silenzio per la perdita del fratello della nostra segretaria, quindi magari non so alla fine o se è il caso, perché da molti anni che sta con noi e siamo dispiaciuti per la perdita di un fratello così giovane, quindi siamo rammaricati. Io l'ho saputo nella riunione, nella conferenza di capigruppo, e non ho visto poi né la signora Moretti né tantomeno altre persone per confrontarci, però ritengo sia giusto e doveroso fare un saluto alla fine. Grazie. Entro nel merito di questa risoluzione, di questa interrogazione che parte da lontano. L'area verde di Via Cesena è, come ci hanno provato molte volte a fare delle speculazioni, però i cittadini hanno risposto sempre composti, sempre in modo propositivo, per fare quello che nell'area si richiede da molti anni. Non a caso ci sono state 4.800 firme raccolte da tutti i cittadini per dire: quello è un pezzettino di terreno che deve essere destinato ad area verde, il PRG lo destina a tale area, e quindi è importante assumersi questa responsabilità. Nel 2012, a Natale, il Comune di Roma finalmente fa una delibera 75 in cui obbliga alla permuta, quindi era tutto fatto. De Manio prendeva la caserma dei carabinieri di Via Collatina, De Manio cedeva l'area verde di Via Cesena. Tutto fatto, però qualcosa si è inceppato. C'è stata qualche ditta che voleva fare il PUP che arriva a nottetempo, basta cliccare su internet, la storia viene raccontata perfettamente di tutte le amministrazioni che si sono succedute e su questo problema si sono incagliate. Però stavamo lì a un passo, tant'è vero che il 25/1/2015 anche questa amministrazione come primo atto si impegna a fare questa operazione, questo scambio patrimoniale, dà delle direttive ben precise che del resto sono in linea con la delibera capitolina. Però, ahimè, la situazione è lì ferma, anzi l'erba è alta, lo diceva una canzone di Battisti, l'erba è alta, però nulla di fatto viene fatto. E io non è che debba leggere, perché dopo 30 giorni che questa interrogazione giace, penso l'assessore abbia provveduto a raccogliere tutte le informazioni possibili, però c'è un fatto nuovo che forse dovreste sapere. L'Agenzia del Demanio ha posto un cartellone di lavori per la messa in sicurezza, ciò vuol dire che farà il muro di sostegno, presupponiamo, perché da quello che ho interrogato notizie non ce ne abbiamo dall'ente Agenzia del Demanio. Quindi, alla fine, tutto ciò premesso, non leggo tutto il resto, però quali sono i veri motivi che non permettono l'acquisizione dell'area verde da destinarsi al giardino pubblico, come rammenta la memoria di giunta, e non solo questa ma tante altre, c'è una risoluzione approvata dall'Aula. Allora, non è solo fare la carta, perché la carta poi la facciamo tutti quanti, l'hanno fatta tutti quanti. A volte bisogna fare delle azioni più concrete, come magari in alcune parti della città è stato fatto, forse. Ma ritengo che in quel quadrante l'area verde è un patrimonio per tutti, gradite da tutti. Qualcuno pensava di fare affari con i box interrati privati, uno lì c'è un aspetto geologico che va considerato, sotto passa il terzo fiume di Roma, per cui scavare ci hanno provato nell'85, presidente Nazareno Cepparotti, poi uscì l'acqua su, un palazzo si inclinò, quindi modificare lo stato geologico dell'area potrebbe provocare danni enormi. Quindi, siccome la volontà
e 4.800 firme raccolte, depositate al sindaco, era sindaco Alemanno, ricordo, assessore, non mi sovviene, però i cittadini erano sempre lì, pronti a lottare, scendere in piazza per un... Se i cittadini sono tutti cittadini, vale per Morena, vale per Casalmorena, ma vale pure per la parte del centro storico. Il centro storico, l'ambisce il centro storico, poi i disagi ce l'abbiamo tutti del traffico e dell'inquinamento, il verde manca. Proprio per questo chiedo formalmente con questa interrogazione a che punto sta e se abbiamo fatto passi avanti rispetto all'azione sia del Consiglio e sia della maggioranza, ma soprattutto un percorso fatto dai cittadini. Grazie. Sì, assessore. Buongiorno a tutti, grazie per l'interrogazione, perché è un argomento che sotto questo profilo ci coinvolge anche come maggioranza, oltre che come opposizione da parte vostra. C'è una storia un po' da raccontare che voi sapete tutti, un po' su Via Cesena, un qualcosa di lungo che sommariamente ha già ripercorso il consigliere Ciancio. Allora, ci sono due aspetti, uno da un punto di vista politico che... Quell'area, non so se voi siete mai andati lì, molti ci sono andati, è l'unica area verde effettiva in quella zona ed è indispensabile che quell'area rimanga verde. Ed è assolutamente condivisa e vuole questa maggioranza, questa amministrazione, che rimanga verde come giardino pubblico. Quindi questa la diciamo subito. Poi c'è l'altro aspetto, l'aspetto della speculazione. Do ragione quando si dice che si è tentato una forte speculazione su quell'area, perché doveva essere fatto un piano, un parcheggio sotterraneo, poi per questioni geologiche è stato la cittadinanza, grazie alla cittadinanza che sono scesi, hanno fatto un po' casino e hanno fatto emergere quale sarebbe stato il problema eventuale di fare un parcheggio lì. Al di là di tutto questo, noi abbiamo subito, come ha già diciamo detto con memoria di giunta del 20 gennaio del 2017, chiesto che si arrivasse ad una conclusione. Gli atti sono due. Tanto per dare anche cronologicamente come dovrebbe essere, prima è l'espunzione da PUP, cioè la prima cosa da fare è quella, e successivamente poi l'acquisizione, perché è propedeutico l'uno o l'altro, perché si parla anche di soldini, cioè un conto è avere un'area da acquisire su cui è stato approvato il piano urbano parcheggi, un conto è avere un'area pubblica così, un'area verde e basta. Questa, quindi anche il valore cambia. Cosa abbiamo fatto? Noi innanzitutto abbiamo fatto quella memoria che ha avuto assolutamente un seguito, perché come credo che lo sappia, ma informo tutti, con la deliberazione capitolina dell'Assemblea Capitolina 79 del novembre 2017, almeno una parte di quei due problemi, cioè la parte speculazione, è stata risolta, perché è stato espunto il PUP da Via Cesena. Quindi lì formalmente non può essere fatto un PUP, a parte che non si poteva fare da un punto di vista proprio di lavori per questioni geologiche. Quindi la delibera 79 del 2017 ha espunto il PUP. Adesso manca l'altro passo, è per questo che noi non ci siamo fermati lì, abbiamo rifatto una memoria, che è la memoria precisamente di luglio 2018, chiedendo che venisse, visto che era stato espunto dal piano urbano parcheggi, che venisse acquisita a patrimonio o attraverso il cosiddetto federalismo demaniale o attraverso l'applicazione di quel protocollo fatto con la delibera 75 del 2013 e che venisse quindi data attuazione. È chiaro, io sono andato anche al Dipartimento Patrimonio. Ultimamente, oltre a questo, abbiamo fatto formalmente una richiesta, una lettera, insieme al Presidente della Commissione di riferimento, Pompei, chiedendo direttamente all'assessore, andiamo avanti con sta roba, acquisiamo la patrimonio e noi come municipio ci impegniamo a prenderla in carico, noi, e a riqualificarla, noi, proprio per il territorio. Quindi gli abbiamo dato tutti gli assist possibili e immaginabili, abbiamo scritto e ora siamo in attesa che dal Dipartimento Patrimonio, nello specifico dall'assessorato al patrimonio, ci si metta seduti con gli uffici e si firmi quel benedetto protocollo e si dia attuazione a quel benedetto protocollo. Questo è quello che abbiamo fatto. Io so,
probabilmente a seguito dell'espunzione, come accennavo prima, a seguito dell'espunzione del PUP, va un po' rimodificato il valore forse, perché era stato considerato circa 2.400.000 euro come valore, forse un po' tanto. Stiamo sempre amministrazione dello Stato, quindi non è che qualcuno ci specula, al massimo è il Comune di Roma che si priva di 2.400.000 euro per darli allo Stato, non è che si dà a una impresa privata, ecco. Però perché? Cioè, quindi la fase è questa, speriamo che dalla parte dell'assessorato si arrivi. So comunque che anche questa nostra volontà di arrivare ad un'acquisizione immediata e di destinarla a verde pubblico chiaramente è condivisa anche dall'Assemblea Capitolina. Credo che probabilmente, forse, stiano preparando anche un atto di indirizzo diretto alla Giunta per l'acquisizione a patrimonio dell'area di Vicesena. È di fatto un po' complicato, in quanto non so se tutti sanno, ma nel protocollo che è stato firmato tra il Comune di Roma e il Demanio non c'è solo l'area di Vicesena, ma ci sono moltissimi altri immobili, quindi che è stato già fatto. Quindi è un po' forse la complessità è quella, perché non si parla soltanto di Via Cesena, ma di una serie di altri immobili, che quindi basta che ci sia un problema su uno di quelli che blocca tutto il resto. Questo forse potrebbe essere il problema, però anche l'Assemblea vorrebbe preparare un atto di indirizzo proprio per dire acquisiamo quest'area e destiniamola a verde pubblico. Spero di aver risposto in modo esaustivo. Grazie. Grazie assessore, noto che conosce la vicenda abbastanza bene, per cui sono parte soddisfatto, ma onestamente devo dire che secondo me è più facile di quello che pensiamo, perché a volte rendono problematico l'inutile. Non saremo noi, non sarà la politica, che gli atti ci stanno già dal 2012, ma sarà qualcuno che poi viene preso con le mani nella marmellata in altri luoghi e in altri ambiti. Adesso c'è una cosa molto importante da risolvere e spingere, che è quella di dire al Demanio perché non fa il muro di sostegno, fatti i carotaggi. Se, lì è ovvio che l'aria la deve mettere in sicurezza al Demanio, però io ho il sospetto, e lo dico fortemente qui, che il Demanio comunque non vuole mollare l'affare, perché sul PRG è verde pubblico e servizi, quindi la mossa che faceva il Comune lecitamente la può fare adesso singolarmente il Demanio, perché il Demanio vuole soldi. Quindi quando ha valorizzato quell'area a 2 milioni e 4, cioè voglio dire, perché sapeva di poter fare sopra servizi che rendessero 20 milioni di euro. Allora l'interesse pubblico però vi è prius. L'interesse pubblico è quello di dire il Comune in questo momento non deve avere riflessioni, dice ma l'area è verde, vale di meno. Assolutamente no, siccome c'è uno scambio patrimoniale, uno scambio di beni, non circola moneta, non c'è denaro, non c'è speculazione, perché assolutamente no. L'ha detto lei bene prima, che siccome è una permuta, quindi si può fare come l'hanno fatto per Via Napoleone, Via Ostia e altri beni della delibera 75 sono stati trasferiti, hanno fatto lo scambio sul federalismo demaniale gratuitamente, non hanno considerato questo, dico al sindaco, dico all'assessore, poteva inserirlo in qualsiasi delle ultime delibere di accordo col Demanio, potevamo averlo gratuitamente questa roba, io dico di sì. Comunque adesso il muro di sostegno va fatto e va spinto, quindi noi abbiamo dato l'altro qualche giorno fa, c'è un tabellone appeso che hanno già divelto. Tempo scaduto. Scusi? Perlomeno seguiamo la vicenda del muro di sostegno, come mai loro vogliono rallentare così tanto la messa in sicurezza dell'aria. Per il resto siamo in attesa e in lotta. Grazie. Sta andando fuori tema perché... ho detto che sono rimasto... No, volevo dire che stava andando fuori tema e quindi stava eccedendo il tempo. Grazie. A posto. Passiamo alle successive. Allora, io stavo dando un'occhiata alle due successive, la 35 e la 36, se non sbaglio, che sembrano, diciamo, fatemi vedere, sì, sono la stessa, diciamo che l'interrogazione,
qualcosa, adesso vediamo se Franco ci aiuta. Allora, consigliere Ciancio, mi aiuti anche in questo. Io stavo guardando, mi sembrano lo stesso contenuto, cambia solamente il numero civico. Le volevo fare una... Ah, ok, no, perché sennò le stavo per fare la proposta di discuterle... Va bene, ok. Allora, la 35, adesso ve la leggo subito, è sempre a firma del consigliere Ciancio, avente ad oggetto lavori per la messa in sicurezza del marciapiede di via Urbino tra civico 6 e 8. Consigliere? Grazie, ringrazio l'assessore per la presenza e devo dire che la seconda interrogazione che faccio all'assessore in questa consigliatura, una, abbiamo visto la situazione di via Appia e abbiamo visto le fontane che ne erano chiuse, e colgo l'occasione per dirle che una delle due in effetti è stata riaperta come lei aveva indicato in consiglio. Mi auguro che anche per questa interrogazione prontamente possa essere trovata una risposta. Qui siamo in via Urbino, via Urbino da civico 6 a civico 8, dove passano molti cittadini a piedi, e ci sono stati una, due, tre, quattro signore che cadono. Io ho fatto la fotografia anche stamattina lì. È importante, si sono affondate sotto l'intercapedine le betonelle. Non è un fatto di opere a scomputo, questo è importante perché sono diverse le interrogazioni. Mentre su Piazza Re di Roma c'è una disputa, c'è una causa, forse con la ditta esecutrice, perché l'aveva fatta come opera a scomputo, quindi si dovrà intervenire forse come Furio Camilla. In via Urbino? No. È andata la squadra, ha recintato un anno fa nel 2016, nel 2017, l'ho scritto nella, ma l'avrà letto, un anno fa, poi spariti dal mondo, sono venuti addirittura a levare i quattro paletti in due punti diversi, i quattro recinti, però non hanno riparato queste betonelle. Non come quella di Piazza Redo, peggio, lì è un quartiere con forte presenza di anziani, due sono inciampate lì. Sai, i cittadini poi non è che sono tutti svegli come quelli che vanno al comune, all'avvocatura, a presentare subito una domanda per danni. Non l'hanno fatto, forse altrimenti qualcuno o dal Campidoglio sarebbe svegliato per porre fine a questo sconsiderato modello. Quindi la domanda è questa. Perché dopo l'intervento di recinzione dell'area non è stato eseguito un intervento di ripristino della pavimentazione, che peraltro oggi risulta più sconnessa e richiederà per la sistemazione una spesa molto più alta di quella di un anno fa? Ripeto, i cittadini tutti, già nel disagio generalizzato di tutto il quadrante, richiedono un piano generale di intervento. Tutto ciò nella commissione lavori pubblici non è stato analizzato, perché anche su questo si dovrà intervenire. O ce ne abbiamo pochi o ce ne abbiamo tanti soldi. Un piano di manutenzione deve assolutamente mettere in sicurezza, come si è fatto simbolicamente per una strada come via Furio Camillo, lo si dovrà fare per altre strade, e seguirà naturalmente l'interrogazione per Piazza Re di Roma, che non l'ho fatta adesso, però se riusciamo a vincere su due, che sono via Urbino e via Pomezia, se non vado errato è la prossima, vediamo. Io siamo fermamente convinti che potrà essere risparmio per le casse comunali facendo degli interventi dove si può fare, e invece lasciando l'intervento grosso con un intervento in danno, come è stato fatto per via Furio Camillo. La ringrazio per la risposta. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Diciamo che negli anni, c'è stato un periodo, no? Che c'è stata l'idea delle betonelle un po' dappertutto, si pensava di dare forse preziosità ai vari quartieri, sui marciapiedi eccetera, però diciamo che è stata una pessima esperienza, perché quasi tutte le betonelle che sono state messe in quegli anni stanno saltando, quasi tutte.
come è successo a Furio Camillo, era un'opera a scomputo, come è successo a Re di Roma, è un'altra cosa, come è successo a Via Urbino. Probabilmente non è la natura di chi fa l'opera se è un'opera a scomputo o qualche altra cosa. Probabilmente è stata una scelta sbagliata e soprattutto non vi è stata la minima attenzione nell'esecuzione dei lavori durante quegli anni. Lei non so se era già consigliere, non mi ricordo. Quindi che cosa è successo? È successo che noi abbiamo iniziato a fare degli interventi anche tampone, no? Mettendo in sicurezza, ma in situazioni come Via Urbino abbiamo riscontrato che il sottofondo di questi marciapiedi non era stato realizzato in maniera tale da consentire una corretta posa della betonella e quindi avere un marciapiede finito e duraturo. Via Urbino ha diversi aspetti critici, non è soltanto la sconnessione della betonella a non rendere in sicurezza quel marciapiede, vi è anche un enorme problema di spazi. Questo perché, lo dico qua, lo continuo a dire, io sono anche assessore ai parcheggi, si continua a dare sulle nostre strade, si è continuato negli anni a dare sulle nostre strade priorità alle automobili e quindi ai parcheggi delle automobili. Se voi andate su Via Urbino, è una via molto bella, graziosa, un centro molto carino, la larghezza della strada è stata data per oltre l'80% alle auto. Quindi abbiamo carreggiata, corsia di marcia, due bei parcheggi comodi sulla destra e sulla sinistra, una parte anche a pagamento, e poi, visto che è avanzato un po' di spazio, si è fatto il marciapiede. Quindi il discorso di Via Urbino, un po' il discorso generale, noi stiamo facendo un censimento su tutte le betonelle che furono messe in quegli anni, perché stanno saltando tutte, anche a Via Cerveteri stanno saltando, come stanno saltando a Via Pomezia, che è oggetto della prossima interrogazione, come dicevo Furio Camillo l'abbiamo risolta. Che cosa abbiamo fatto noi? Uno dice, vabbè, siete 2 anni che siete qua, cosa avete fatto? Innanzitutto abbiamo fatto una cosa per me importante, abbiamo istituito un appalto dedicato ai marciapiedi, cosa che non era mai avvenuta. La manutenzione dei marciapiedi avveniva nel passato all'interno della manutenzione stradale, quindi le buche, i rappezzi eccetera eccetera, poi se avanzava qualcosa si andava a tappare qualcosa sui marciapiedi. Noi abbiamo dato un segnale politico forte, le strade sono una cosa, i marciapiedi è un'infrastruttura che mette in sicurezza le categorie più deboli sulle nostre strade, che sono anziani, bambini, carrozzine e pedoni. Quindi non solo li vorremmo allargare i marciapiedi, ma li vogliamo mantenere anche in un certo modo. Per questo abbiamo fatto un appalto dedicato e in questo periodo siamo riusciti a fare completamente diversi marciapiedi, li vorrei anche elencare. Via Publio Valerio, via Selinunte, via Alessandro Viviani, via Marco Fulvio Numidiore, via Terni, via Solmi, via Papiria, via Furio Camillo, via Tarquino Collatino, cioè stiamo intervenendo in tutti quei marciapiedi che sono fortemente sconnessi, soprattutto vicino a zone sensibili come scuole e quant'altro. Sicuramente Via Urbino sarà oggetto di lavori, per forza è oggetto di lavori, abbiamo fatto i sopralluoghi e abbiamo evitato di buttare soldi per fare il semplice rappezzo, alzare un mattonello e reincollarli, perché come lei dice bene è sconnesso tutto, sta andando giù via anche il sottofondo, quindi dovrà essere fatto nella sua interezza. Non so se l'allargheremo, visto che lei ci ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza dei pedoni, non so se l'allargheremo e toglieremo i parcheggi, questo non lo so. È una cosa che stiamo valutando, perché le dimensioni attuali di via del marciapiede, Via Urbino, non sono a norma. Ok? Non sono a norma, ci sono i pali dell'illuminazione sul marciapiede, è pieno di tombini, ci sono le cassette della CEA e quindi grazie per l'attenzione, interverremo e cercheremo anche di capire se c'è la possibilità di allargare il marciapiede. Il prossimo appalto, visto il successo che ha avuto l'appalto dei marciapiedi, lo abbiamo ripetuto, lo stiamo rifacendo cercando di investire qualcosina di più, Via Urbino sarà sicuramente oggetto di intervento durante quell'appalto. Grazie. Sì, consigliere. Grazie assessore, però devo dire una cosa molto importante, che Via Urbino è divisa in due tronconi. La parte che ha raccontato lei è al di sotto. È il civico che mi ha segnato. È il civico, il marciapiede stretto e le macchine non parcheggiano non a pettine come la parte sotto che ha descritto per l'eccessiva numero di macchine. Siamo nella parte alta, il marciapiede stretto. Civico quello lì, quindi se lei lo vede in fotografia vede come è fatto. Ecco, posso mandare la foto, ma non è. Io ritengo che
Se c'è un piano, quindi un appalto dedicato esclusivamente ai marciapiedi, che si faccia, come dire, venga dedicato in una commissione a lavori pubblici dove possiamo vedere quali sono gli interventi fatti, perché lei ce ne ha raccontato 12 adesso di interventi sui marciapiedi, però la betonella è stata messa principalmente nell'ex nono, quindi gli interventi devono essere fatti e dedicati molti in percentuale rispetto all'elenco che ha fatto lei, dove sono in asfalto ancora, dove c'è la betonella e cascano spesso i cittadini. Un esempio: non è vero, caro assessore, che se è un intervento sbagliato quello della betonella, perché è molto resistente. Se lei va a via Ceneta, la parte vicino alle scuole, la betonella non la levano neppure se ci passano i carri armati, perché non hanno messo solo sabbia, ci hanno messo lo spolvero di cemento. Quindi la tipologia dell'intervento è sbagliato, perché pensavano che fossero autobloccanti su qualsiasi letto. Assolutamente no. Basta prendere ad esempio la specifica dell'ultimo intervento fatto con la betonella, ci accorgiamo che non si muoveranno mai. Poi invito pure l'assessore a farsi una passeggiata a via Pinerolo stamattina, perché qualche problema è successo, magari la chiameranno, ma è un'interrogazione su altro argomento, per cui mi taccio. Sono parzialmente soddisfatto perché ci sarà un intervento e ritengo doveroso e giusto che debba essere messo in sicurezza al più presto. Grazie. Passiamo alla successiva. È l'interrogazione numero 36 del 2018 a firma del consigliere Ciancio, avente ad oggetto lavori per la messa in sicurezza del marciapiede di via Pomezia da civico 30 questo, a 50. Grazie. Sì, consigliere. Questo invece è quello, cioè, simbolico rispetto alla storia del ripristino di via Furio Camillo. Tanto è vero che nell'impegno, cioè diciamo nell'interrogazione finale, io chiedo quali sono gli impedimenti oggi per una normale manutenzione, visto che questo marciapiede non rientra tra quelle opere similari a Piazza Re di Roma, ma è stato fatto con denaro del bilancio dell'ex nono, quindi deve rientrare in questa categoria di appalto. Quindi, al pari di via Urbino, io non ho parlato di Piazza Re di Roma perché so bene che c'è un contenzioso, forse che si allunga con una ditta che non c'è più, però su via Pomezia, che il tratto è bello lungo e qui si tratta veramente di molte mattonelle, adesso iniziano pure su via Cerveteri, c'è bisogno di un intervento dedicato esclusivamente alla manutenzione di questo tratto. La domanda è la stessa, mi ha risposto prima. Se c'è qualcosa di nuovo e di specifico che ha pensato rispetto a una strada dove i bambini, gli utenti della scuola Carlo Urbani lo chiedono, è una zona con una grandissima densità, poi queste sono subdole, le chiamerei io mattonelle, perché qui sono caduti veramente tante, sembrano apparentemente tutti in piano, però si muovono costantemente e molti cittadini sono andati al pronto soccorso di San Giovanni, potrei fare un elenco perlomeno di 16 persone che sono cadute su via Pomezia. Allora, siccome ci conosciamo tutti poi nei quartieri, perché la città può sembrare grande, però la rappresentatività esiste, il mio obbligo è quello di indirizzo e controllo, io sto controllando e verificando che la situazione nell'ex quadrante, per quanto riguarda la betonella, abbiamo fatto quell'intervento unico di via Furio Camillo con un intervento in danno, si è fatto in occasione della strada di via Foligno qualcosa a livello del marciapiede centrale, ma nulla è stato fatto per i marciapiedi fatti con la stessa tipologia. Grazie.
Allora, intanto la ringrazio anche per questa domanda. L'argomento è lo stesso, quindi preciso. Io non ho mai detto che la Betonella è una scelta sbagliata. È stato sottovalutato, diciamo, l'intervento della Betonella perché va posata in un certo modo. Quindi sono d'accordo con lei, è la posa della Betonella che è stato sbagliato. Quello che ci sorprende è che in quegli anni sono stati fatti una serie di interventi e stanno saltando praticamente quasi tutti, tranne qualcuno dove magari è capitata una ditta che aveva più buon senso e si è messa a fare un lavoro diverso. Sta di fatto che noi quello che stiamo facendo è censire tutti i marciapiedi con le Betonelle che non vanno, perché io voglio avere chiarezza di qual è l'importo preciso per mettere in sicurezza tutte le sante Betonelle che abbiamo nell'ex nono, perché noi continuiamo a fare degli interventi. Me ne hanno mandato una adesso su via Muglio, altre Betonelle, ci sta una scuola, abbiamo rifatto anche quelle, sistemato. Io ricordo Largo Pannonia, per tornare al problema dei pedoni, che è divelta anche quella, disastrata, stiamo intervenendo anche su quello, interverremo anche su Piazza Re di Roma, perché comunque il flusso di cittadini è gigantesco, però è chiaro che non può passare come una semplice messa in sicurezza, una semplice manutenzione, lì bisogna rivederli tutti. Quindi non possiamo continuare ad andare a fare interventi a random senza avere la precisa cognizione di causa di quello che è un intervento che su tutto l'ex nono va sicuramente fatto. E noi non solo vedremo anche la tipologia del pavimento, ma anche le dimensioni di questi marciapiedi, perché troppo spesso, io mi ripeto, ma ha ridato la possibilità, lo continuo a dire, troppo spesso si è dato sempre la priorità alle automobili. Quindi la messa in sicurezza dei marciapiedi passa per un piano perfettamente in linea e anche e soprattutto per gli spazi adeguati. Riguardo Furio Camillo, fu un intervento straordinario, epocale, non è stata una cosa semplice da fare, perché come ricorda bene il consigliere, quello era un'area che non avevamo neanche in consegna, per questo non l'avevano mai fatto, e siamo riusciti a farcelo dare in consegna in temporanea, investendo dei soldi in aggiunta alla manutenzione che abbiamo avuto e poi richiesti in danno a coloro che avevano eseguito l'opera. Quindi quello è stato un capolavoro tecnico, politico, amministrativo, rifare quei 4.000 metri quadri di marciapiedi che adesso sono completamente in sicurezza. Quindi il prossimo appalto dei marciapiedi vedrà diversi interventi su quelli che erano le Betonelle, sicuramente compresa anche via Pomezia, che è gigantesco il marciapiede, lì è bello, devo dire, è bello, quindi sicuramente lo risistemiamo così com'è, e di fronte c'è anche una scuola. Via Pomezia che dà su via Cerveteri, dove invece lì abbiamo fatto un grosso intervento di messa in sicurezza delle strade, e più avanti anche via Cesena. Insomma, è un'area che è molto attenzionata dalla maggioranza e dalla giunta, e quindi speriamo nei prossimi tempi di riuscire a dare dei risultati ottimali per i cittadini. Sì, consigliere. Come dire, devo necessariamente dire due cose per cui io mi sento parzialmente soddisfatto per l'impegno, però per il racconto un po' meno, perché uno, lei si faccia una passeggiata via Furio Camillo, i cittadini si lamentano nuovamente perché l'asfalto durante l'estate si è liquefatto. Sa che vuol dire liquefatto? Che affondano, perché per risparmiare e fare un intervento che costa poco, noi abbiamo di nuovo manifestato un problema molto grave. Si è liquefatto l'asfalto messo invece della Betonella, quindi decidiamo, scusi, infatti è un'altra parola. Ho capito, però voglio dire, il regolamento lo conoscete, Presidente, voi mi dite che sono cattiva. Allora devo lasciare il spazio poi alla cioè, ma non si deve fare, lo sapete. L'ha detto lui, ha fatto l'assessore l'esempio, io gli dico che non è vero l'esempio che ha fatto. Vabbè. Scusi, Presidente, non è che noi possiamo fare quello che dire quello a quello che lei piace e no. No, ma si figuri, è che stiamo fuori. Lei c'ha 3 minuti per dire se è soddisfatto sulla risposta. Perché non sono soddisfatto? Non sono soddisfatto perché mi ha fatto un esempio che non c'entra nulla. E anzi si distorce rispetto all'impegno positivo che ha intrapreso, quello di comunque rimettere la Betonella in modo corretto, perché mettergli l'asfalto che si è abbassato non produce nulla tranne che di nuovo cadute di cittadini. Ieri
c'è stato l'ultimo inciampo sull'asfalto di via Furio Camillo, perché la parte che era in betonella è stata fatta in asfalto. Può dire di no, assessore? Questo è l'impegno. Allora la invito, se vuole che possa essere soddisfatto delle sue risposte, a valutare concretamente comunque il rifacimento con lo stesso materiale ma su un letto fatto come Dio comanda. La ringrazio e mi scuso se ho preso ad esempio la sistemazione di via Furio Camillo. Grazie, del resto ha fatto vincere le elezioni. Non può rispondere. Vabbè. No. Allora chiedi per chiedo fatto personale? Per fatto personale? Chiede solo perché sei tecnico. No, no, no. No, è tecnico. Silenzio in aula. Posso concedere la parola solo per fatto personale, perché l'assessore mi sta dicendo che non è che è grave offesa. Quindi andiamo avanti. No, non è un'offesa, tranquilli. Siccome via Furio Camillo e non ci abbiamo vinto le elezioni, abbiamo fatto dopo le elezioni via Furio Camillo. E siccome riusciamo a tenere un po' d'ordine, per favore. Per i 52 sinistri. Silenzio. No. Silenzio voi, fate rispondere l'assessore. I 52 sinistri che ha subito, che hanno subito i cittadini, tanto che lei l'ha portato in esempio, l'ho portato in esempio io, ma l'ha portato in esempio lei come impegno della Giunta di far qualcosa. E volevo solo rispondere tecnicamente, lì non è stato fatto per risparmiare soldi, quel marciapiede è stato fatto in asfalto colato perché la legge prevede che sui marciapiedi bisogna fare l'asfalto colato, che costa di più dell'asfalto normale, tant'è se ci fate caso la pista ciclabile ha un altro tipo di asfalto, a differenza di quel passaggio pedonale che invece è un asfalto colato. L'asfalto colato che è stato fatto lì è stato fatto anche tecnicamente per raggiungere un imperativo molto importante. Il marciapiedi che c'erano prima erano saltati a causa soprattutto del percolamento delle acque, perché scendendo in discesa le acque sul marciapiede avevano una certa velocità e percolava all'interno delle betonelle. Allora può farlo sull'asfalto e quindi poi andare a rovinare quello che è il sottofondo. L'asfalto colato è vero che ha un periodo di diversi mesi, anche 48 mesi, prima che si solidifica in un certo modo, faccia venire sopra le parti morbide dell'asfalto, quindi ecco perché dà quell'effetto mollo all'inizio, nei 48. Passati questi mesi diventerà un marmo, come si dice in gergo tecnico, e finalmente fermerà il percolamento delle acque ed avremo un marciapiede più sicuro. Fare un marciapiede in asfalto semplice è molto meno costoso, quindi lì fu fatto l'asfalto colato che costa di più ed è stato fatto un lavoro per raggiungere l'obiettivo dell'antipercolamento delle acque. Era solo questo, era una precisazione tecnica, non l'abbiamo fatto per risparmiare. Se avessimo voluto fare qualcosa per risparmiare, facevamo l'asfalto semplice della strada. Punto, era solo una precisazione tecnica. Grazie. Andiamo avanti. Allora, interrogazione numero 33 del 2018 a firma del consigliere Ciancio, avente ad oggetto richiesta intervento urgente presso Guido Milanesi, via Tropea 26, messa in sicurezza giardino attraverso la potatura di alberi infestanti posti sul confine del giardino della scuola. Sì, consigliere. Grazie Presidente, se la sento sofferente posso pure smettere, ma è un obbligo istituzionale che abbiamo nei confronti delle regole, la sento sofferente perché... Lei non mi sente sofferente, io veramente... Ma che c'è una candid camera, Presidente, non ho capito. No, per favore, voglio silenzio perché veramente non è la giornata. Abbiamo chiesto, addirittura ha chiesto al consigliere Ciancio un minuto di silenzio. Io stavo per proporre di fare pubblicamente le condoglianze tutte ad Anna Rita Moretti. Noi stamattina eravamo lì in camera mortuaria, quindi non è che mi sente sofferente, mi sente addolorata. Quindi se per favore possiamo andare avanti ed evitare sceneggiate in una giornata che per me non è per niente allegra, io le sarei molto grata. Grazie. Allora, io ho fatto con tanta tranquillità, signora, per cui... A che... Grazie assessore della presenza, si tratta dell'oggetto che ha già letto la Presidente. Io gliela leggo così, lei l'ha letta ma la rileggo per... Ciao bella.
Con nota del 16-2-2017 protocollo bla bla, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo in oggetto, in relazione alle numerose richieste scritte da parte dei confinanti del plesso scolastico, ha richiesto formalmente agli uffici competenti del municipio un intervento urgente per la messa in sicurezza, anche attraverso la potatura e il taglio di alcuni alberi infestanti a margine del giardino della vasta area verde del plesso scolastico, e inserirei di grande pregio, visto che tutta l'area verde del pregiatissimo giardino della scuola e tutte le piantumazioni esterne si presentano oggi in una condizione di assoluto degrado, e nel caso d'incendio, questo si riferiva al mese di settembre, non ad oggi, perché se voglio dire il tempo è diventato più meno caldo, ahimè potrebbero succedere situazioni sgradevoli per i confinanti. Molti cittadini hanno richiesto un intervento urgente di potatura, naturalmente, considerato che in particolare la proprietà privata del comparto edilizio a destra della scuola, via di Santa Severina numero 29, vista la grave situazione che di fatto ha subito, rottura della recinzione e invasione addirittura degli alberi nella proprietà privata, ha messo in mora, attraverso una richiesta formale, sia la scuola, ma naturalmente indirettamente mette in mora il municipio che è proprietario dell'immobile. Accertato che, per quanto sopra espresso, per motivi di sicurezza, il responsabile della sicurezza della scuola potrebbe disporre l'interdizione non solo del cortile, come ha fatto per la palestra e non sappiamo perché, ma dell'intero plesso scolastico. Accertato ancora che l'intera utenza scolastica del plesso, tra pochi giorni, ahimè l'interrogazione era fatta all'inizio di settembre, dovrà accedere alla scuola in sicurezza, e peraltro i confinanti hanno ripetutamente esposto e richiesto all'assessore competente, e c'è stato pure un incontro, penso, con lei. Tutto ciò premesso e considerato, si richiede di sapere quali impedimenti ad oggi esistono ad eseguire una normale manutenzione ordinaria degli spazi esterni della scuola, che di fatto si possono realizzare attraverso una normale potatura con taglio delle alberature che non sono grosse, ma sono quelle infestanti, ma sempre con un intervento forte. Queste sono poste a margine del confine dell'area della scuola. Questo le volevo chiedere, soprattutto perché l'ho chiesto a settembre, perché ritenevamo cosa buona e giusta per i piccoli utenti e per tutta l'utenza scolastica del quadrante statuario Quarto Miglio mettere in sicurezza quella parte importante. E ho saputo che il 2/10 è stato fatto il taglio solo dell'erba, con un impegno di nuovo a potare. Qualcuno è andato a tagliare l'erba il 2/10/2018, quindi c'è stato un intervento di qualche giorno fa, ma non è solo l'intervento del taglio dell'erba che può sistemare la zona, bisogna tagliare gli alberi e metterla in sicurezza completamente. Per questo la ringrazio della presenza. Buongiorno a tutti. Dunque, per quanto riguarda il discorso della manutenzione dei giardini scolastici, in modo particolare per quanto riguarda l'area in questione, Quarto Miglio statuario, fortunatamente i plessi scolastici di quelle scuole hanno dei giardini molto grandi, e questo naturalmente comporta una manutenzione che è faticosa. Dal 2016 ci stiamo occupando in maniera intensiva di tutto ciò che è manutenzione del verde scolastico, proprio perché c'era, e il consigliere questo lo ricorderà sicuramente perché presiedeva la commissione scuola nella precedente consigliatura, quindi lo saprà, un trasferimento in atto delle competenze dal Dipartimento Tutela Ambiente ai municipi, con un contenzioso rispetto al trasferimento anche di risorse, in termini di risorse umane e di risorse economico-finanziarie, che consentissero di fatto ai municipi di esercitare questa loro competenza in materia. Quindi in questi due
due anni siamo riusciti a portare finalmente a regime quello che poi consentirà di effettuare puntualmente una manutenzione accurata del verde, al netto delle problematiche esistenti ancora rispetto alle competenze per le scuole comunali, quindi nidi e scuole dell'infanzia, che sono ancora articolate con Roma Multiservizi Dipartimento, quindi, e Verde Scolastico Municipale, con alcune competenze che ancora rimangono in capo al Dipartimento Ambiente relativamente a agronomi e quant'altro. Quindi diciamo che sicuramente riusciremo ad avere una maggiore puntualità nell'esecuzione di tutti gli interventi rispetto comunque ad un patrimonio immobiliare di edilizia scolastica che è davvero imponente e giardini che sono del pari imponenti. Solo a Sant'Arcisio, sempre per rimanere nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Guido Milanesi, di cui fa parte anche il plesso di Via Tropea, nello scorso anno scolastico abbiamo fatto una potatura importante dei pini, che hanno una sessantina di alberature che hanno richiesto un ingente investimento in termini di risorse umane e di risorse economiche. Peraltro l'interrogazione è del 10 settembre, io sto cercando di rispondere in maniera sempre puntuale alle interrogazioni, mi ritrovo a partecipare a diverse sedute di consiglio proprio per rispondere a tutte le interrogazioni, non mi sottraggo assolutamente a quelli che sono, ci mancherebbe altro, dei giusti interventi anche per informazione di tutti quanti i cittadini. Lo sfalcio dell'erba nel plesso in questione non è avvenuto il 2 ottobre, è avvenuto tra il 19 e il 20 di settembre, parliamo proprio di sfalcio di erba. Quello che è avvenuto invece tra il 1 e il 2 ottobre è la potatura dei rami, proprio di questi arbusti infestanti che sono cresciuti, di queste alberature che sono cresciute all'interno di questo muro di confine. Potatura che però deve essere ancora completata. Il programma degli sfalci è partito. Parliamo ovviamente per il nuovo anno scolastico, quindi è partito subito dopo Ferragosto, perché la stagione è stata particolarmente piovosa, questo ha permesso di scongiurare sicuramente il rischio incendi, diciamo che quest'estate questo rischio è stato in gran parte eliminato da Madre Natura, che ci ha regalato una stagione particolarmente piovosa, che però ha comportato anche una crescita molto veloce, ovviamente una crescita e una ricrescita di erba e di tutto ciò che insomma è non solo verde orizzontale ma anche verde verticale. Il programma delle potature invece sta partendo adesso sulla base proprio delle indicazioni anche che ci sono da parte degli esperti circa le tempistiche più idonee per effettuare tali interventi. Quindi gli sfalci tra agosto e settembre e le potature invece a partire dall'inizio di ottobre, ed è questa la ragione per la quale sono in corso adesso questo tipo di interventi legati alle potature. Sì, consigliere. Grazie assessore, naturalmente anche qui mi sento di dire che in parte sono sempre soddisfatto dell'impegno e della grande comunicazione che l'assessore riesce a formulare in qualsiasi sede. Magari io inviterei l'assessore a non distrarre risorse destinate al taglio dell'erba e alla pulizia delle aree scolastiche, perché è fondamentale. Se noi poi ci ritroviamo la stessa squadra che deve operare anche ad Anagnina rispetto invece allo sfascio dell'erba che deve essere dedicato esclusivamente alle aree verde. Aspetta, mi dispiace. Mi dispiace. E quindi evitiamo le distrazioni di risorse. Quello che è della scuola, che è già poco, teniamolo per la scuola e per le aree del verde scolastico. Vorrei raccontarle che la storia del giardino di cui lei sta raccontando è necessario che faccia una visita per vedere con attenzione di che cosa si tratta, perché forse era difficile arrivare nei tratti dove veramente la pericolosità è grave. Non hanno tagliato alcun ramo, è di stamattina, ma potrebbero dirlo i cittadini che conoscono bene il territorio. Mi hanno telefonato, hanno detto che solo il 2 c'è stato il primo intervento di taglio dell'erba, ma di nessun ramo. Fine.
proprio per questo le dico, io allo stato dell'arte non posso essere soddisfatto della sua risposta. Grazie. Allora passiamo alla 34, sempre a firma del consigliere Ciancio, avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento prospetti, plesso scolastico Carducci, via La Spezia, istituto comprensivo Mastroianni. Consigliere. È scaduta, penso, questa, no, questa interrogazione. No, è scaduta nel senso che ormai è superata. È superata, perché nel tempo in cui ho fatto... Mi preoccupavo che la mattina i ragazzi entrassero a scuola senza avere i punteggi dei lavori, perché nel panorama dell'elenco di tutti i finanziamenti regionali, che non sto qui a leggere ma sono parecchi, l'intervento della Carducci, formulato addirittura nel lontano, diciamo la data, nel novembre 2013, la giunta regionale nel Burr 295, si tratta di molto tempo fa. Anzi, io la leggerei quasi, ma è inutile, perché andiamo al risultato. Io chiedevo, e lo chiedo tuttora, perché anche se i ponteggi sono stati levati e i lavori sono stati finiti, io mi domando come mai un importante lavoro come quello non ha avuto un tabellone con l'esposizione puntuale all'esterno, durate e tempi. Cioè, io mi sono preoccupato non vedendo il tabellone esposto sul ponteggio esterno, cioè i tempi, avevamo superato il dicembre 2017 da parecchio tempo, quindi mi domandavo come mai non finiscono, e quindi se erano determinate delle condizioni di, come dire, contenzioso con la ditta appaltatrice, come mai ancora, pur avendo finito la facciata sotto la rete, non smontavano i ponteggi, creando una situazione di disagio per tutta l'utenza che il giorno 15 si apprestava ad entrare a scuola. Con sommo piacere devo dire che ho visto prima dell'inizio della scuola che hanno smontato i ponteggi, ecco perché dico che le interrogazioni o la comunicazione dell'assessore, che fa fatica a venire in commissione, le rimarco che lei può venire quando vuole perché è sempre in cima alla convocazione per darci un report puntuale di quello che succede nelle nostre scuole, così evitiamo pure di fare le interrogazioni, perché anche per me scrivere tempo, controllare, indirizzo e controllo potevo evitarmela. Se naturalmente oggi lei mi dice che non esistono contenziosi, che tutto è stato chiuso nei termini contrattuali, che prevedeva addirittura l'anticipo a dicembre 2017 della chiusura dei lavori. Siamo nel 2018, hanno finito i lavori il 15 settembre del 2018. Questo le chiedo. Grazie. Assessore, può rispondere? Diciamo che il consigliere si è fatto la domanda e si è dato anche la risposta, quindi voglio aggiungere solo una precisazione, che nell'interrogazione si diceva che la chiusura anticipata dei lavori doveva avvenire il mese di dicembre 2016, in realtà adesso ha precisato che era nel mese di dicembre 2017, perché in realtà i lavori sono stati consegnati nel 2017, parliamo di tutti i lavori che erano stati per l'appunto appaltati in seguito dei finanziamenti regionali della DG 42, quindi parliamo di una serie di lavori per i quali però la regione stessa ha avuto, come lei ben sa, una serie di ritardi e di proroghe anche nei tempi di erogazione e di rendicontazione delle somme, che infatti è stato spostato al 31/12/2018, quindi diciamo siamo all'interno dei tempi. Relativamente alla comunicazione cerco di essere sempre estremamente puntuale, in modo particolare con il consiglio di istituto e anche con la dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Mastroianni. Ho una comunicazione costante anche con voi consiglieri, io cerco di essere sempre presente, è chiaro che poi per essere presente nei plessi e nei luoghi mi risulta poi difficile riuscire a presidiare anche tutte le forme di riunione e di incontro assembleare, però il mio assessorato è sempre aperto, per cui quando uno volesse avere informazioni puntuali e precise rispetto all'andamento dei lavori in corso
corso, sono sempre ben disposta ad accogliere telefonicamente o via email, come già è accaduto peraltro anche con il consigliere Ciancio, queste forme di giusta preoccupazione da parte di chi è rappresentante eletto della popolazione e di tutti quanti i cittadini. Grazie. Sì, consigliere. Naturalmente, per quanto riguarda l'aspetto dei lavori finiti o chiusi, mi riservo di avere delle carte, magari farò un accesso agli atti su quello che lei formalmente mi dice in aula, per verificare tempi e date, solo questo. Non ho elementi adesso per ritenermi né soddisfatto né insoddisfatto. L'unica cosa di soddisfazione è che non ci stanno i ponteggi. Per il resto, andamento e quello che è successo nel cantiere, quando è iniziato e quando è finito e perché è finito, non lo so, che tipo di contratto, non sappiamo nulla. Grazie. Mi scusi, quindi non ho capito, è soddisfatto, è insoddisfatto, parzialmente soddisfatto? Io lo chiedo per il verbale. Ah, per il abbiamo... verbale? No, non mi sento soddisfatto per la risposta. Ah, okay. Rispetto alla domanda precisa, ho detto solamente che una cosa positiva c'è, è quella che i ponteggi non ci stanno più. L'aspetto dell'iter amministrativo che chiedevo sulla chiusura e il contenzioso eventuale con la ditta, non sappiamo nulla, perché lei non mi ha detto se ci sono contenziosi o meno. Però perdonatemi, io non avevo risposto all'interrogazione perché avevo capito dalla presentazione dell'interrogazione che il consigliere ha detto è scaduta, perché tanto ho già avuto sul campo le rassicurazioni. Allora, a questo punto posso anche diciamo che è stata assolutamente deviata nella... Perché vado a leggere in maniera molto formale tutto quanto, così da dare tutte le risposte in maniera molto precisa. Allo stato attuale non risultano agli atti né lettere né riservi ascritti agli atti contabili e non risultano alla direzione lavori contenziosi in atto. La consegna dei lavori dell'appalto in oggetto è stata effettuata dalla direzione lavori, ingegnere Alberto De Angelis, in data 29 agosto 2017, con verbale protocollo numero 170837. E pertanto non risultano fondate le affermazioni di un accordo per la chiusura anticipata delle opere che, da quanto riportato nell'interrogazione stessa, sarebbe dovuta avvenire nel dicembre 2016, ovvero prima della consegna dei lavori, ma poi abbiamo chiarito il refuso. La direzione dei lavori, inoltre, fa presente che i lavori di consolidamento delle facciate allo stato dell'arte risultano terminati solo per via La Spezia e via di San Severo. I ponteggi sono stati eliminati, come erano gli accordi con la scuola, prima dell'inizio delle lezioni, che tra l'altro, diciamo, da calendario scolastico regionale era il 17 di settembre, nel caso dell'Istituto Comprensivo Mastroianni è avvenuto qualche giorno prima in forza dell'autonomia scolastica. Stiamo cercando, al di là dei finanziamenti regionali, poiché si tratta di una scuola storica, di facciate di grande pregio, c'è stato un rapporto molto stretto con la soprintendenza, di realizzare anche degli interventi aggiuntivi che sono stati condivisi con la soprintendenza, proprio per ottimizzare le risorse che non erano sufficienti naturalmente per poter fare tutto ciò che la soprintendenza richiedeva, e aggiungere anche qualcosina rispetto alla quale ci sono ancora dei transennamenti, non dei ponteggi, ma dei transennamenti davanti all'edificio. Questo è quanto. E il cartello era regolarmente esposto dall'inizio del cantiere non dal lato di via La Spezia ma dal lato di via Le Castrenze, dove peraltro grazie al fatto di aver finalmente dato adito ad una richiesta della scuola di qualche anno fa di avere un passo carrabile che lì non c'era, si è potuto riattivare il cancello carrabile, che effettivamente era quello che alla scuola necessitava per tutta una serie di ragioni e che sicuramente necessitava la ditta per poter effettuare il transito dei mezzi, quindi la cartellonistica era assolutamente esposta nei tempi e nei modi. Alla prossima, questa lei ha già detto che non è soddisfatto, quindi che dobbiamo fare? Si è fatto l'integrazione, mi perdoni,
se lei mi ha letto l'integrazione di quello che io chiedevo di vedere, posso dire... ma lei aveva detto che la sapeva, per questo, cioè, se lei ha, diciamo, fuorviato, no, un po' la discussione, perché ha detto che il problema si era risolto, tutti abbiamo capito, ma veramente tutti, che lei fosse già a conoscenza di quello che le è stato detto dopo. E siccome ha spiegato anche l'assessore che non scendeva nei dettagli perché lei li aveva già, io ho ridato esattamente lo stesso tempo per finire l'intervento che non era stato fatto per, appunto, per motivi di, che tutti abbiamo compreso. Allora andiamo avanti, alla prossima, alla successiva. Sì, la 37. Sì, la 37, a firma del consigliere Ciancio, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria inerente all'impianto antincendio del plesso scolastico Ponte Linari, via del Muro Linari, istituto comprensivo Corradini. Vorrei dire all'assessore, se lei ha informazioni, usi 10 minuti per dare tutte le informazioni, perché vorrei evitare le integrazioni successive. Grazie. Non entro in merito a quello, alla vicenda dell'interrogazione precedente. Questa si tratta invece dei lavori di manutenzione straordinaria inerente l'impianto antincendio del plesso scolastico Ponte Linari, via del Muro Linari, istituto comprensivo Corradini. Visto che con deliberazione della giunta 397 del 18 novembre 2003 sono stati approvati i progetti di recupero e di messa in sicurezza delle scuole, programma straordinario edilizia scolastica in attuazione della deliberazione della giunta regionale, il BUR è sempre l'87, detta deliberazione prevedeva anche lavori di manutenzione straordinaria finalizzate alla messa in sicurezza antincendio, giustamente, e l'adeguamento al decreto 81 del 2008 della scuola elementare e materna Ponte Linari di via Muro Linari, l'istituto comprensivo Corradini si tratta. L'importo deliberato per il plesso in oggetto risultava pari a 250.000 euro, mi potrà correggere se ricordavo male l'importo. Considerato che detti lavori sono stati appaltati con lentezze e ritardi non giustificabili, e peraltro nella commissione il solito report completo sulla situazione non è stato alquanto visionato, accertato che ad oggi detti lavori non risultano neanche avviati. Si trattava del 7, non del 10 di settembre, e peraltro non risulta esposto alcun cartellone lavori con l'indicazione della data dell'inizio e della fine dei lavori, nonché di tutte le altre informazioni di rito che la normativa impone ad esporre per ogni attività di lavori pubblici e privati sul fronte principale, l'entrata principale delle scuole, non sui retri. I cittadini, l'intera utenza del plesso scolastico, e tra pochi giorni dovrà affrontare il nuovo anno scolastico, chiede di accedere alla scuola in piena sicurezza, e lamenta inoltre il fatto che stranamente i lavori non sono stati consegnati nel periodo estivo come previsto. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di sapere quali sono i motivi per cui non hanno permesso alla ditta appaltatrice di eseguire nel periodo estivo, come sempre, come diciamo da anni, i lavori previsti. Rammento, e ciò non vuol dire che è scaduta l'interrogazione, ciò non vuol dire che non mi deve rispondere l'assessore o mi deve rispondere parzialmente, che successivamente alla interrogazione ho saputo che sono stati consegnati i lavori e addirittura hanno fatto delle ottime gestioni del cantiere per procurare meno problemi agli utenti per la tipologia di lavoro che devono essere fatti. Grazie, ho finito con l'interrogazione, avrei fatto sicuramente meglio e avrei dato meno peso alla giornata del Consiglio se fossero state distribuite anche prima, perché non si deve aspettare il 30° giorno per dare risposta a un'interrogazione, ma si dà prima possibile, è un'opportunità per tutti. Grazie. Assessore, può rispondere? Mi raccomando, Assessore. Sì, allora, io ribadisco che
raccolgo l'invito, e però credo che forse, diciamo, non è questo, non sono io a dover raccogliere, perché quando viene calendarizzato cerco di essere veramente sempre presente, compresa questa mattina che ho voluto proprio, ho interrotto un incontro che avevo programmato già da un mese fa con la Questura di Roma per il progetto Scuole Sicure, quindi insomma stiamo parlando anche di cose impegnative, e infatti alle 10:30 ci siamo dati quest'oretta di tempo per poter rispondere in consiglio, devo scappare per riprendere il discorso, quindi non è mia intenzione non rispondere. Peraltro ribadisco che l'interrogazione a me è pervenuta con protocollo 10 settembre, mi dicevano che sarebbe scaduta il 10 di ottobre, ho chiesto di rispondere il prima possibile proprio per evitare che insomma poi si arrivasse troppo sul filo di lana, è stata calendarizzata per oggi, quindi diciamo non perché io voglia in nessun modo giustificarmi, perché è sempre valido il discorso di prima, sono sempre pronta a dare qualunque tipo di informazione puntuale in maniera formale, informale, non formale, quindi per me il discorso non esiste. Venendo proprio nel merito e nello specifico, questo cantiere è stato consegnato in data 19 luglio 2018 con verbale protocollo numero 16-46-54, quindi la consegna dei lavori è avvenuta in modo tale da poter garantire, qualora la risposta da parte dei vigili del fuoco fosse arrivata in tempi congrui, l'effettivo avvio dei lavori prima dell'inizio delle lezioni. Poiché però il parere dei vigili del fuoco, che era vincolante, è arrivato soltanto il 28 settembre, ovviamente ci si è attivati per partire il prima possibile, cioè il 1 ottobre. Mi fa piacere che lo stesso consigliere, di cui conosco proprio perché è frequente diciamo lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra di noi, so quanto sia sensibile alle tematiche della scuola, essendo peraltro non solo precedentemente presidente della commissione scuola ma anche insegnante, quindi mi fa particolarmente piacere che abbia riconosciuto quanta attenzione ci sia stata per cercare di evitare di impattare rispetto al buon andamento delle lezioni, poiché a causa di ritardi non imputabili a questa amministrazione il cantiere è dovuto partire inevitabilmente a lezioni già iniziate. Grazie. Consigliere Ciancio. Sì, per l'attenzione ho saputo che però sostanzialmente i lavori si faranno mentre si svolgeranno le attività didattiche. Assolutamente improbabile il fatto che si possano imputare detti ritardi al parere dei vigili, perché il parere deve essere trasmesso prima dell'avvio dell'appalto o su un nulla osta provvisorio. Allora, quindi, se dell'una e l'altro, forse il mese di luglio e il mese di agosto sono scivolati, come sono scivolati tante altre volte, perché l'impresa diventa forse eccessivamente forte rispetto all'amministrazione, e questo non dovrebbe avvenire. Ripeto, i termini contrattuali si consegna a luglio e si inizia a luglio il lavoro, perché è l'unico mese in cui si dovranno fare i lavori. Non si può venire il 29 settembre dicendo ma non ci avevano dato il parere i vigili del fuoco. Rimango alquanto sconcertato. Quindi, per carità, non diciamo tutto, ma non diciamo eresie come spesso capita. Noi dobbiamo far sì che per i prossimi lavori che si faranno nelle scuole non ci sia interferenza. Io adesso apprezzo la sua caparbietà, che sta dalla mattina alla sera dappertutto, meno che nelle commissioni, dove forse potremmo ottenere risultati migliori per la scuola e per il disastro che abbiamo. Ma far lavorare sull'antincendio non è facile, sarebbe stato opportuno fare i lavori durante il periodo estivo, dove non c'è nessuno, come si è fatto anche per i bagnetti che sono partiti quando lei è entrata in carica nel 2016. Quindi non mi sento assolutamente insoddisfatto di questa risposta, e la pregherei di verificare anche lei con attenzione le date, non per altro, perché le competenze e la bravura non è solo quella politica, ma il tecnicismo qualche volta viene dopo della politica.
Quindi una decisione politica è quella di far partire i lavori nel mese di luglio e agosto, devono partire a luglio e agosto. Grazie assessore. Allora, andiamo avanti. No, mi pare di no. Non soddisfatto. Non soddisfatto. Ultimo. Allora, abbiamo l'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del consigliere Angelo Diario avente ad oggetto regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati alla promozione sportiva tramite eventi di interesse di Roma Capitale. Chi vuole illustrare? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Presentiamo questa deliberazione per espressione di parere di una proposta di iniziativa capitolina che è stata presentata e che sostanzialmente va a superare la deliberazione attualmente di pari oggetto di la 264 del 2003, una deliberazione che appunto riconosceva finanziamenti per la promozione sportiva e è una deliberazione, ripeto, del 2003, quindi un regolamento del 2003 ma abbastanza vecchio, ormai superato e che soprattutto è stato diciamo è stato riconosciuto essere un po' diciamo introdurre delle procedure di diciamo per l'assegnazione dei finanziamenti un po' lunga anche un po' farraginosa, un po' contorta, quindi sostanzialmente la proposta che ci è stata inviata invece ha come finalità quella di snellire il procedimento, renderlo più agevole e soprattutto inserire alcuni punti che ci è sembrato essere particolarmente interessanti. Allora, intanto sintetizzo gli elementi caratterizzanti di questa nuova proposta, che sono sicuramente una maggiore schematizzazione proprio della materia. In particolare sono stati ben identificati i beneficiari che nella precedente proposizione del 2003 invece non sono esplicitamente citati ma sono sottointesi e soprattutto sono specificati in questo nuovo regolamento anche i requisiti che si debbano possedere per poter partecipare alla richiesta di fondi. Quindi è stata fatta anche una semplificazione sulla tipologia di eventi e di manifestazioni che possono essere presentati per avere poi finanziamenti. Questo sicuramente facilita anche le procedure amministrative. Sono state indicate anche alcune linee guida riguardo ai criteri essenziali per il finanziamento delle manifestazioni, quindi anche una certa oggettività in quelle che sono requisiti essenziali. E chiaramente i fondi continua a essere messi a bando, quindi l'assegnazione dei fondi continuerà ad essere attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma soprattutto direi che in questa nuova proposta di regolamento sono descritti gli obblighi a cui devono sottostare, diciamo, i vincitori di questo bando, quindi coloro che usufruiscono dei fondi devono comunque rispettare certi obblighi, cosa che non era presente nella precedente regolamentazione. Quindi ci è sembrato sicuramente un passo avanti interessante e soprattutto utile affinché l'evento poi rispetti ciò che era ciò che era la sua proposizione. E ultimo punto di novità è che sembrerebbe strano, però lo devo rimarcare come una novità, perché prima nel vecchio regolamento, insomma quello in vigore del 2003, non vi era traccia, ma è un articolo specifico riguardo la rendicontazione.
Cioè viene chiesto, viene esplicitato come la rendicontazione debba essere fatta, perché ricordiamoci che i finanziamenti, questi soldi che vengono dati per la promozione sportiva, sono comunque soldi pubblici, soldi dei cittadini, e che le associazioni e le società e chiunque, i soggetti che ne beneficiano, devono poi rendicontare secondo delle regole ben chiare. Quindi diciamo che questo regolamento ci ha trovati molto, molto favorevoli, e tuttavia abbiamo ritenuto, nella nostra autonomia insomma, di giudizio e di equilibrio nella valutazione degli atti che facciamo, a prescindere da quale parte essi arrivino, abbiamo ritenuto comunque di inserire alcune osservazioni che sono state inserite appunto nel deliberato, in qualche modo ci sembra possano specificare meglio, no, la chiarezza della deliberazione. Ricordo che alla discussione in commissione ne abbiamo fatte due, sono state invitate le associazioni sportive, il fiduciario CONI, che rappresentano comunque la promozione dello sport sul territorio, e quindi insieme sono venute fuori alcuni spunti di miglioramento che ci auguriamo possano essere tenuti in considerazione, in particolare sulla specifica di alcuni articoli, ma soprattutto riguardo la parte delle tempistiche. Quindi diciamo che la linea che abbiamo voluto rimarcare è che comunque un maggior tempo per programmare la richiesta significa anche per le associazioni una migliore programmazione delle attività stesse. In realtà per il resto la struttura non è cambiata insomma granché. Ci siamo permessi di suggerire alcuni criteri che possano diciamo essere poi tenuti conto nel momento in cui gli uffici faranno i bandi per concedere il finanziamento. Sostanzialmente quindi il parere della Commissione Quinta è assolutamente favorevole. Altri interventi? Allora, se non ci sono interventi io andrei alle dichiarazioni di voto. Ah, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto o interventi? Mi fate capire? Intervento? Sì, consigliere Ciancio. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del Presidente della Commissione Sport rispetto alla concessione di finanziamenti. Ne abbiamo parlato già per la cultura, e quindi si rende necessario migliorare questa delibera, che io sono andato a scaricare per vedere di che cosa si tratta, quali sono i punti che la migliorano. È la 264 del 2003, ma vorrei raccontare all'aula tutta che proprio in questo periodo di cui stiamo parlando, nel 2017 però la Giunta capitolina, in merito a quel regolamento, ha emanato, ecco questo è il verbale della deliberazione di Giunta, in cui ha finanziato delle associazioni sportive con il regolamento. Quindi non capisco di che cosa si è resa conto dopo che adottate, adesso vi leggo uno per uno, l'associazione ammesse ad avere il finanziamento per la lettera E, per la lettera B, per la lettera C. Allora, se è vero che non funzionava detto regolamento, il Campidoglio doveva perlomeno dire basta, no, non diamo finanziamenti in questi termini perché la rendicontazione è sbagliata. No, assolutamente, le rendicontazioni fanno riferimento a un regolamento preciso per tutte le rendicontazioni, non è che su ogni
tipologia di finanziamento, c'è una rendicontazione diversa, la rendicontazione deve essere sempre puntuale e precisa. Io sono, come dire, compiaciuto del fatto che esiste questa, e poi è pubblicato sul sito, l'elenco delle associazioni che hanno richiesto il finanziamento e che sono state ammesse al finanziamento, quindi c'è quelle ammesse, ancora ammesse con la lettera B, ammesse con la lettera C, esclusi sono pochini, su un budget che l'amministrazione capitolina mi sembra fosse intorno ai 510.000 euro. Ora, io capisco tutto, però se noi dobbiamo cambiare le carte, i regolamenti, perché ci accorgiamo che non funzionano, io sono d'accordo. Però se dobbiamo cambiare tutto perché io sono più bello e lo faccio meglio, oppure si potrebbe celare altro discorso dietro un aspetto del genere, stiamo attenti. Poi, visto che tutte le segnalazioni che fa la delibera, la commissione, io onestamente guarderei con attenzione alla procedura e a quello che si sta facendo, un esempio, perlomeno guardarlo in commissione, avrei gradito che in commissione si portasse l'elenco delle associazioni che hanno avuto, come dire, in modo giusto, garbato, il finanziamento per fare un'attività sportiva, che avesse portato in commissione la DD in cui il Dipartimento ha formulato il finanziamento che va da 10 agli 11.000 euro per ogni associazione. Quindi è di questo che avrei voluto un chiarimento. Io mi sono espresso in commissione, come dire, di un entusiasmo forte rispetto al finanziamento di attività sportive, però che non rallentassero poi, come dire, l'annualità del finanziamento. In ogni anno ci deve essere un budget da destinare agli interventi sportivi, ma che con semplicità può essere lo sport ad ogni livello e per ogni tipologia di graduatoria. Questo non l'ho capito, magari nell'intervento di qualche altro consigliere o nell'intervento finale del Presidente della Commissione potrà dirci come mai, se il regolamento che ha finanziato ad oggi tutti gli interventi sportivi non era gradito, come mai la Giunta ha effettuato comunque il finanziamento di associazioni sportive con lo stesso strumento che aveva e invece oggi ritiene di cambiarlo. Qual è il vero motivo per cui lo vuole cambiare? E la rendicontazione, come ho sentito prima? Mi sembra di no, perché la rendicontazione avviene per tutti i progetti allo stesso modo, non per questa tipologia di finanziamento deve essere cambiata. Che cambia? A rendicontazione pezze d'appoggio precise e puntuali su tutto quello che ha speso l'associazione per realizzare il progetto. Grazie consiglieri, grazie Presidente. Altri interventi? Non ne vedo. Se non ci sono interventi, lei vuole intervento? Solo se non ci sono altri interventi in chiusura. Ci sono altri interventi? Allora le lascio la parola in chiusura. Grazie. Allora, con piacere rispondo alla richiesta di chiarimento, perché è corretto, insomma. Poi noi cerchiamo di, come dire, in commissione di esaminare l'atto da tutti i punti di vista, quindi poi magari è sfuggita, non so se a me che a dirlo o a qualcun altro ad ascoltarlo, però questo atto, ma è scritto tra parentesi, non è che l'ho detto io, me lo sono inventato, quest'atto nel suo premesso, cioè la proposta di deliberazione, nel premesso dice appunto questo, lo leggo a questo punto così possiamo condividere e socializzarlo in quest'aula. Preso atto della nota EA 5580 del 3 maggio 2018, con cui l'assessorato sport, politica giovanile e grandi eventi cittadini ha evidenziato che l'attuale regolamento, delibera 264 del 2003,
risulta non propriamente in linea con l'attuale normativa vigente in tema di appalti pubblici e, inoltre, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, risulta di non facile interpretazione da parte dei soggetti interessati e impone agli uffici competenti un iter amministrativo che prevede la suddivisione, rendendo difficoltosa l'erogazione ed i finanziamenti entro i termini compatibili con le attività richieste, auspicando la revisione dello stesso con l'adeguamento alla normativa vigente e rendendolo più fruibile alle associazioni e società sportive interessate, nonché agli uffici competenti. Della successiva nota EA 8.263 del 20 giugno 2018, con cui il medesimo assessorato sport e politiche giovanili e grandi eventi cittadini, nel ribadire le criticità già espresse, ha ritenuto non più procrastinabile la revisione del regolamento in vigore, considerato che, eccetera, eccetera, ritenuto opportuno, individua insomma la necessità che vi sia un nuovo regolamento. Stiamo parlando del 2003, signori, ma no, cioè 2003 sono 15 anni. Allora, non mi potete venire a dire che entra un'amministrazione e cambia le regole perché così gli fa comodo, ma sono oggettivamente, alcune sono oggettivamente vetuste, alcune regolamentazioni non vi erano proprio. Parlo per esempio del trasporto scolastico, parlo per esempio della refezione, quello che attiene chiaramente alla mia materia. Abbiamo cambiato i regolamenti dello sport non perché siamo entrati noi, ma perché erano regolamenti del 2003, del 2002, quello degli impianti sportivi. Evidentemente dopo 15-16 anni c'era necessità di cambiarlo, ma forse anche prima. Allora io mi chiedo, perché prima non è stato fatto? Forse andavano bene? Forse la normativa era ancora adeguata? Può darsi. Ricordiamoci che nel 2016... non vorrei sbagliare, se aprile, comunque primavera 2016, è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti che ha rivoluzionato anche il mondo delle concessioni. Quindi non si può dire che entriamo e cambiamo perché ci piace cambiare le regole. Ora, io non so se come spiegarlo in altri termini, ad ogni modo queste sono le motivazioni. Ora poi riguardo alla rendicontazione, rendiamoci anche conto però che è vero che c'è una rendicontazione, ovviamente in tutti i finanziamenti c'è poi una modalità di rendicontare, ma per i progetti sportivi la rendicontazione va fatta in una certa maniera. Tu mi devi spiegare quello che hai fatto, non è solo una rendicontazione contabile, ma anche di come hai realizzato rispetto a ciò che avevi proposto di fare, cosa hai realizzato. Non è una cosa complicata. Comunque sia, se non c'è, non si danno gli strumenti agli uffici per poter controllare. E qui, signori, ritorna il tema del controllo. È su questo che l'amministrazione fallisce sempre, e lo abbiamo visto. I controlli nelle mense, i controlli negli uffici, il controllo in genere di a chi vengono dati i soldi. Come si controlla? Il controllo dei lavori? Allora, meravigliarsi del fatto che venga inserito un articolo, richiamato un articolo specifico della rendicontazione, mi fa un po' specie. Poi riguardo al fatto di dire, ma se c'era già un regolamento, tant'è che l'amministrazione l'anno scorso, l'anno precedente ha emesso bando, che motivo c'era? Allora, non è che siccome non ci piace il regolamento, no, noi diciamo agli uffici non emettete il bando. Il bando va fatto perché il regolamento, finché non si cambia, finché non si fa cessare per deliberazione, rimane in vigore e gli uffici sono tenuti a rispettarlo, ci mancherebbe. Per cui è normale che gli uffici abbiano continuato ad emettere gli avvisi secondo la regolamentazione vigente. È questa la modalità di operare, rivedere i regolamenti lì dove non siano adeguati, non siano funzionali, e cambiarli con l'accordo, chiaramente con un lavoro complessivo, collegiale, ed è quello che stiamo facendo, tutto qua. Quindi io non mi meraviglierei affatto, anzi sono ben lieto di poter vedere, e l'ho visto anch'io, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto il finanziamento per la promozione dello sport.
mi sarei meravigliato invece del contrario. Grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Ciancio. Buona e giusta, ripeto perché il microfono era spento, lo ripeto ancora, trovo alquanto sconcertante che si possa dire la normativa nazionale è cambiata, il contratto degli appalti è cambiato, ma ciò, un anno fa con la stessa delibera vecchia del 2003 sono stati erogati i finanziamenti e c'è a tutt'oggi un elenco di 85 associazioni che ha avuto il finanziamento con quelle regole, con quel regolamento che impone comunque trasparenza, che impone comunque una rendicontazione secondo un regolamento a parte che riguarda le rendicontazioni. Invece in questo nuovo regolamento per l'erogazione dei finanziamenti, se guardate bene, sono tante altre cose che cambiano, in particolare, ma potrebbe dire giustamente l'amministrazione che le esigenze possono cambiare, quindi il regolamento può cambiare per esigenze diverse, ma no sul fatto della rendicontazione, della trasparenza, dell'erogazione dei finanziamenti sportivi, perché sono stati sempre pochi e dovrebbero essere di più e con regole più semplici e attuarle ogni anno. Grazie. Proprio per questo io mi astengo dal voto su questo regolamento. Grazie. Altre? Cioè lei non può. Se è difforme, sì. Ah, se è difforme, sì, assolutamente, certo. Allora, Presidente, io rimango di un'idea. Se le cose vanno fatte bene. Non basta dire le facciamo. E poi vediamo come va. Noi questo regolamento, io sono contenta del lavoro che è stato fatto in commissione, ma siamo molto consapevoli che quello che diciamo in commissione spesso per il Comune di Roma poi è un po' fuffa, cioè è successo tante volte per poi ritrovarci con atti che noi avevamo pensato di modificare, votati a favore, che in realtà ci sono tornati peggio di quello che avevamo sperato. In questo caso è una grande chance che stiamo perdendo, perché obiettivamente i finanziamenti allo sport sono sempre pochi, perché obiettivamente il regolamento che ci è stato presentato dal Comune attualmente per le associazioni sportive è improponibile e ce ne siamo resi conto visto i tempi che avevano dettato. Le dico la verità, se fosse stato un atto che potevamo modificare per il Comune e far ritornare indietro per poi esprimere un parere con tutte le modifiche, probabilmente avrei anche votato a favore, ma l'iter noi lo conosciamo bene. Scusate, l'iter noi lo conosciamo bene. Noi oggi abbiamo proposto delle modifiche che sono delle modifiche essenziali e che incidono fortemente sull'atto. Diciamo, non sono delle modifiche fatte tanto per, sono delle modifiche che in qualche modo lo stravolgono.
e che ne cambiano, beh sì, abbiamo modificato tutte le date, perché tutte le date che avevano proposto ci siamo resi conto che erano improponibili per le associazioni. Abbiamo cambiato i mesi, cioè non è di poco conto, e concludo, dire che la presentazione va fatta a marzo o va fatta a giugno, cambia tanto per le associazioni. Non è la stessa cosa dire, sostituire la parola settembre con giugno. Per qualcuno è un mese vale l'altro, per le associazioni che fanno quotidianamente il loro servizio sul territorio, un mese, 15 giorni, sapere che arrivano le autorizzazioni puntualmente. Oggi le autorizzazioni arrivano a un mese, a una settimana dall'evento. A una settimana dall'evento, non lasciando alcuna possibilità ovviamente di un'organizzazione più precisa. Detto questo, e visto anche che ovviamente non ho dovuto fare la dichiarazione di voto e quindi voterò difformemente dal gruppo misto fin quando non riusciremo a fare l'altro gruppo, in questo caso io voterò contraria, augurandomi e sperando che invece ci arrivi al municipio per eventualmente anche un controllo, una proposta che sia una proposta più seria, formulata in modo più chiaro e che non abbia bisogno di tutti questi ritocchi che noi abbiamo fatto. Grazie. Quindi voterò contrario. Ci sono altre? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Per spiegare la dichiarazione di voto del gruppo di Fratelli d'Italia, ovviamente parto dal bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, quindi ogni cosa comunque sia può essere vista da diversi punti di vista, no? Quindi col gioco di parole. E anche se tutto è perfettibile e migliorabile, Fratelli d'Italia si pone ormai da tempo in una condizione che nel momento in cui si fa un lavoro, nel momento in cui c'è la volontà di dover capire, recepire, metabolizzare e anche modificare, quindi sentirsi utili per questo territorio a fare un certo tipo di lavoro, allora le cose cominciano a cambiare. E il bicchiere rimane sempre mezzo pieno, però ci mettiamo la positività di questo municipio. Certo, poi tutto il gioco si riporta in aula capitolina, e se le cose che sono state modificate, che il Presidente di Commissione ha detto con molta tranquillità che abbiamo fatto un lavoro e le abbiamo migliorate, se non vengono recepite, beh, il problema insomma ritorna velocemente indietro, e quindi dovrete quindi di conseguenza subire alcuni commenti e alcune considerazioni politiche successivamente a questo fatto. Ma siccome coi se e coi ma non è che si va avanti, allora dobbiamo comunque da qui partire. Ho preso alcune cose veloci per dire appunto che le modifiche sembrano anche un po' condizionate dal fatto che c'è questa normativa che è cambiata, quindi certi adeguamenti, mi sembra di aver capito sia in commissione che qui, sono un po' obbligatori, che certe situazioni diciamo devono essere appunto essere in linea con le normative vigenti, che sono passati 15 anni, che quindi una rivisitazione non è così da considerarsi negativa, che i tempi sono stati modificati e a vantaggio appunto delle considerazioni municipali che sono state effettuate. E poi ho fatto un'analisi nel chiudere, quindi dire che Fratelli d'Italia voterà questa delibera in modo positivo, partendo da questo municipio, poi vedremo quello che succede in comune. Quello che poi mi ha diciamo messo l'attenzione, mi ha acceso l'attenzione, è che il mondo precedentemente rappresentato, no, per questo tipo di settore, presente nelle commissioni, e quello diciamo attuale, quindi la maggioranza di questo municipio, a un certo punto si è trovata, dopo una discussione anche accesa, ma diciamo propedeutica, no? Si è trovata d'accordo, perché c'era anche, come detto il Presidente, il fiduciario del CONI, alcune associazioni, eccetera, e quindi alla fine hanno convenuto nelle modifiche. Quindi quello che era prima, il mondo di prima e il mondo di oggi, si sono trovati
in linea. A me questa cosa già mi dava un po' un segno di allarme, dico, ma come mai si sono trovati d'accordo poi alla fine? Due cose nettamente differenti, due modi di vedere differenti. Però, proprio perché il bicchiere deve essere mezzo pieno o mezzo vuoto, noi lo consideriamo mezzo pieno, per questo motivo quindi non ci siamo allarmati di questa, no, congiunzione, ma abbiamo preso e, diciamo, solo la parte positiva, per cui la buona volontà. Certo che non essendo autonomi e il nostro parere non è così vincolante, ci lascia sempre in mezzo al guado, però comunque il lavoro è stato fatto e Fratelli d'Italia è favorevole a questo tipo di lavoro. Altre? Consigliere Toti. Ne abbiamo parlato doverosamente in commissione, è un regolamento, come è stato detto in precedenza, datato, è una delibera del 2003, la 264, per la promozione, appunto, i finanziamenti di promozione alle attività sportive, alla promozione delle attività sportive. È chiaro che c'è un ritardo rispetto a questo, io penso che era necessaria questa rivisitazione con una nuova delibera, proprio perché dovevamo fare riferimento alle normative vigenti. Sono state fatte delle osservazioni in commissione, dove c'è stata una condivisione anche fra maggioranza e opposizione rispetto, e abbiamo partecipato anche come centrodestra alla presente, alla condivisione e comunque all'argomentazione rispetto a queste osservazioni, che io penso senz'altro migliorative, fortemente migliorative, di quella che è la delibera che ci è stata sottoposta in commissione. Diciamo che poi starà al presidente del municipio far rispettare quella che è l'indicazione che noi diamo con le nostre osservazioni, perché avendo la stessa maggioranza, essendoci la stessa maggioranza in consiglio municipale e a Roma capitale, non ci dovrebbero essere problemi rispetto a questo, io almeno lo spero rispetto a questo. C'è una migliore identificazione rispetto ai beneficiari, questo ci ha soddisfatto, anche le linee guida più precise, anche gli obblighi dei beneficiari sono ben specificati. Però per noi, a parte la stretta vigilanza e il controllo che faremo rispetto a quelli che sono assegnazioni e finanziamenti, ma questo cercheremo di farlo e lo faremo sempre, per noi è stato determinante il fatto che c'è stata una, come ho detto in precedenza, una condivisione delle osservazioni con le associazioni sportive presenti in commissione, lo stesso Benussi, che è referente del CONI per il nostro municipio, ha espresso una condivisione di massima rispetto a questo. Perciò, come ho detto, determinante per me è stato la condivisione e l'appoggio rispetto a questa delibera delle associazioni del territorio, che chiaramente sono l'espressione del mondo dello sport del nostro municipio. E perciò per questo ho espresso parere favorevole in commissione e esprimerò anche oggi parere favorevole in consiglio. Sì, Giannone. Sì, grazie. Il Movimento 5 Stelle esprimerà chiaramente parere voterà favorevolmente questa delibera di espressione parere e la motivazione è, spero si sia capita nel mio intervento precedente, anche quello finale, però vorrei ripetere, anche diciamo, ringraziando in questo caso particolare le opposizioni costruttive che in sede di commissione hanno dato il loro contributo per l'analisi dei punti
della proposta di deliberazione insieme alle associazioni che ormai diciamo fanno parte un po' della parte della commissione insieme ai fiduciari CONI, perché come immagino i colleghi ormai si sono abituati a vedere, a me piace condividere le scelte con i cittadini, in particolare con quei cittadini che lavorano poi sul campo, affinché le nostre decisioni, quelle diciamo, che prendiamo all'interno dei palazzi, non siano decisioni che non tengano conto invece di quella che è la realtà. E infatti le sedute di commissione sono state estremamente interessanti ed estremamente costruttive, perché abbiamo potuto evidenziare alcuni elementi migliorativi. Però permettetemi, da qui a dire che l'impianto della deliberazione, della proposta di deliberazione è stata poi cambiata, mi sembra un po' azzardato, perché l'impianto è rimasto il medesimo, ci siamo semplicemente limitati a specificare alcuni punti, a certamente ridefinire le date, le deadline entro cui consegnare le richieste, ma chiamare questo stravolgimento mi sembra un po' azzardato. Mi dispiace che adesso la consigliere che aveva dichiarato questo poi insomma abbia deciso di allontanarsi dall'aula e di non parteciperà e che non parteciperà alla votazione, e, cosa che invece dovrebbe essere il primo impegno di un consigliere, visto che attraverso il voto si esprime poi una volontà e non andandosene. Detto questo, ripeto, la nostra volontà è quella di dare un parere favorevole a questa proposta, perché è migliorativa, ma non solamente, mi dispiace che sia stato colto solo l'aspetto normativo di adeguamento normativo, quello era la motivazione diciamo tecnica, ma c'era anche un'altra motivazione che forse non è stata colta nella nota dell'assessore Frongia, ed era un miglioramento del processo, dell'iter autorizzativo per rendere più veloci l'erogazione dei fondi, quindi un beneficio per dare un beneficio diretto, immediato alle associazioni stesse, che oggi iniziano un percorso e sono costretti appunto ad aspettare mesi per poi avere un riscontro a pochi giorni, a poche settimane dalla manifestazione, e quindi questo chiaramente riduce le capacità di programmazione. E proprio per questo motivo la semplificazione, come ho provato a spiegare in apertura di descrizione dell'atto, la semplificazione delle forme, delle tipologie di evento, la semplificazione della procedura e la chiarificazione degli obblighi è diciamo, una modalità che serve agli uffici per poter procedere rapidamente all'individuazione delle proposte che possono essere ammesse al finanziamento e al controllo poi di tutta la procedura. Tutto qua, non c'è non c'è altra motivazione se non un efficientamento di tutta la procedura. La votazione, io non so come ci si regola in questi casi quando c'è una dichiarazione di voto e poi non si vota, perché era una dichiarazione, non vale la votazione perché non c'è, quindi assolutamente vota lui per il gruppo misto, non ci sono altre, al momento della votazione se non c'è, quindi non era mai capitato, quindi assolutamente non si può obbligare nessuno, non vale diciamo la sua dichiarazione perché è finita nel momento stesso in cui è uscita, tutto qui. Sì, a verbale dovete metterla, assolutamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, votazione, sto controllando se ci sono ancora tutti quanti gli scrutatori, ci sono. Allora, ricordo che il parere sulla espressione di parere è favorevole. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e un'astensione.
Prima di concludere io volevo accogliere la richiesta del consigliere Ciancio e conosciamo tutti Anna Rita, è stata con noi per 2 anni e mezzo, è sempre disponibile, una persona veramente carina, attenta e disponibilissima oltre che preparata, quindi quantomeno io direi un minuto proprio solamente come condoglianze pubbliche, veramente, perché mi sento di accoglierle. Grazie Presidente. Grazie a tutti a nome di Anna Rita e sì, consigliere Giuliano, mi dica. Scusi Presidente se ti chiedo la parola perché me ne sono dimenticato prima, volevo utilizzare un messaggio tramite il mio intervento, ma penso che possa essere utile questa cosa, se lei me lo permette, una, diciamo, sulla questione dei lavori. Siamo in chiusura, no, sì, sulla questione dei lavori, diciamo che questo ufficio di presidenza, comunque volevo mettere in evidenza che l'ufficio di presidenza a garanzia, diciamo, dell'andamento dei lavori dell'aula consiliare e anche per quanto riguarda i gruppi consiliari, ha fatto sì che questo consiglio oggi si potesse fare. Sembra strano, ma lo dico perché c'è presente il consigliere Ciancio, che è comunque testimone del fatto che c'era la possibilità di, appunto, di slittarlo in assenza e anche in concomitanza anche di questa, di questa notizia, insomma, che noi abbiamo oggi e adesso onorato. Per cui però, visto che la garanzia dei lavori l'ufficio presidenza lo deve mantenere a prescindere, e anche nella capigruppo, quindi con i capigruppo stessi, a dimostrazione di questo, ecco questo risultato che c'è, questo siamo garanti ovviamente, quindi volevo dirlo io che ne faccio parte, probabilmente se lo diceva lei forse sarebbe stato più normale, ma oppure l'altra collega, però mi faceva piacere perché alla fine ci siamo sentiti, abbiamo detto ok, si fa il consiglio proprio a garantire questo, e lo dico anche in previsione forse del prossimo consiglio, in quanto probabilmente ci sarà un'altra delibera non meno importante che abbiamo anche posticipato per rispetto istituzionale, quindi questo ufficio di presidenza di quale mi onoro di far parte ha anche avuto la sensibilità di spostare la prossima delibera in presenza anche del direttore, che è il segretario generale di questo è garante ovviamente della parte amministrativa, quindi volevo dirlo a tutta l'aula, anche se poi è presente solo il collega che comunque ne è testimone di questo lavoro. Grazie. Consiglio chiude alle? Il consiglio chiude alle 11.08.